21 in punto, il 18° appuntamento Cormelò, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Ci siamo perché tra qualche ora parte il Tour de France, la corsa insomma più importante del panorama ciclistico, la rincorsa al nostro Vincenzo Nibali. Questo pomeriggio c'è stata la presentazione delle squadre, si parte dall'Olanda, si parte da fuori la Francia per poi tornare in territorio transalpino, ma parleremo anche del ciclismo di casa nostra, la rubrica di Alessandra Portinari Segui il ciclismo, poi faremo un salto a Miglianico dove domenica c'è stato il Memorial Timperio Edilizio, trofeo Cataldo, abbiamo anche una squadra ospite, parleremo di quelli che saranno gli appuntamenti che verranno insomma nel corso della trasmissione, ne capirete magari di più. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi, tra poco apparirà in sovraimpressione, eccolo qua, 392 623 7060, per fare domande ai nostri ospiti, anche delle considerazioni. E a proposito di ospiti, io ricomincio a presentare ovviamente con il padrone di casa, Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera a tutti, buonasera a te Jacopo. Vigilia di Tour de France, non potevamo che avere nei nostri studi, lo ritrovo con piacere, Maurizio Formichetti. Ciao Maurizio. Poi il presidente del gruppo sportivo Listelpack, Nando Pulcinella, buonasera, benvenuto. Il presidente del consorzio Pista, lo ritrovo con piacere a distanza di un paio di settimane. Sì, Antonio Di Lizio, ciao Antonio. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo la Digiotech questa sera e il suo direttore sportivo Giuseppe Labbate, ciao Giuseppe. Buonasera, buonasera. Per presentare gli appuntamenti che verranno, lo ritrovo anche lui con molto piacere, Luciano D'Onofrio. Ciao Luciano. Grazie, buonasera. E sugli spalti, proprio i ragazzi della Digiotech. Ciao ragazzi. Questi sono gli ospiti della serata, più o meno i temi li avete capiti. Noi ci fermiamo, un piccolo break di pubblicità, poi inizia velo numero 18, a tra poco. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Aran,
la cucina italiana più acquistata nel mondo. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Buonasera, benvenuti, 18° appuntamento con Velò, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo dagli studi di TV6, 90 minuti con il mondo delle due ruote, anche se poi 90 minuti in realtà non sono. A proposito, settimana scorsa, record dei record, 1 ora e 52 minuti di trasmissione, è stata una trasmissione fantastica, questa sera non saremo da meno. Vi ricordo il numero per interagire con noi, eccolo qua, lo riproponiamo, 392-623-7060. Come detto, sta per partire il Tour de France, questo pomeriggio, presentazione in Olanda delle squadre ad Utrecht, dove c'è la partenza della corsa della Grand Boucle, ovviamente con un favorito per il semplice fatto che è campione uscente, il nostro Vincenzo Nibali, ma sono altri tre che proveranno a insidiare il suo trono, ovviamente sorprese a parte. Io comincio con Maurizio Formichetti. Maurizio, secondo te questo è l'occasione, questa può essere l'occasione di Nibali per ripetersi? Ce la può fare a ripetersi? Il Nibali, visto pure a Delfinato rispetto all'anno scorso, è andato più forte. Poi sabato al campionato italiano ha dimostrato tutta la sua forza, la sua brillantezza, né più né meno come l'anno scorso. Vedremo un attimo, già sabato con questo cronometro di 14 km, diciamo che la classifica già si potrà delineare. È normale che lo spartiacque in questa prima settimana sarà la tappa sul pavé come l'anno scorso, dove praticamente già, diciamo, Nibali già lì mise un suggello abbastanza importante. Poi è stato anche favorito da queste due ritiri importanti che furono From e Contador, però poi lui ha dominato l'anno scorso. Quest'anno il parterre è abbastanza nutrito, ci sarà Quintana, ci sarà lo stesso Contador che vuole fare l'accoppiata Giro Tour, ci sarà Froome che è agguerrito dopo la caduta dell'anno scorso, ci sarà Quintana che secondo me ne potrebbe essere il favorito se uscirà indenne da questa prima settimana delle Ardenne. Poi non dobbiamo dimenticare TJ Van Garderen, ci sarà Valverde, è un Tour de France stellare sia nella partecipazione e soprattutto nel percorso. Un percorso che si avvicina molto agli ideali del Giro d'Italia. Per anni il Tour de France è stato monotono, i primi 10 giorni di pianura, 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 e poi la pianura francese
è una pianura particolare dove ci sono lunghissimi rettilini ma tantissimi avvallamenti di, anche con strappi con pendenza del 10%. Quest'anno, anzi già sono 3 anni che la sua ha cambiato strategia, si avvicina molto, molto al giro e penso che sarà un tour spettacolare su tutti i punti di vista. Intanto proseguono le immagini delle tappe che ci apprestiamo a vivere. Prima ne abbiamo vista una, che è una delle tappe di montagna da non perdere, quella di Plateau des Bay. Poi c'è l'Alpe d'Huez. Sì, ma prima dell'Alpe d'Huez, dicevo prima a Luciano, a telecamere spente, c'è una il 24... Venerdì 24. No, venerdì 24, mi sembra martedì... martedì 21 dovrebbe esserci una tappa importantissima con una salita inedita nel finale. Adesso mi sembra che parte da San Muriem, una cosa del genere, tant'è che il 19 sullo stesso percorso, giovedì 23 sullo stesso percorso, la domenica ci sarà anche la famosa, eccola qua, San Giovanni de Marienne, questa qui l'ultima salita, è una salita spettacolare di 18 km piena di tornanti e come dicevo la domenica 19 ci sarà il percorso fatto con le tappe del Tour de France, dove ci saranno circa 15.000 cicloamatori che si appresteranno a seguire le gesta dei professionisti. Senti Maurizio, ti faccio una domanda perché poi abbiamo fatto anche una piccola analisi dei favoriti, però è chiaro che rispetto all'anno scorso, tu lo dicevi, cambia qualcosa, perché l'anno scorso Nibali ha vinto, è andato fortissimo sul pavé ma anche in montagna, favorito da 2 ritiri. Che non è detto che ci siano anche quest'anno, e soprattutto non c'era Quintana. Sì, non c'era Quintana, come ho detto Quintana è un oggetto misterioso, nel senso non che non si conosca il valore. Però non ha fatto il giro? Non ha fatto il giro, ha corso pochissimo, si è ripresentato la ruta del Sol dove comunque è andato forte in salita, poi Contador l'ha staccato in discesa, ma in salita ha retto molto agli scatti di Contador, anche se era diciamo una tappa più di allenamento che di gara vera. Io lo vedo favorito, molto dipenderà anche da cosa vorrà fare Valverde, se vorrà fare il gregario al 100% o vorrà puntare anch'esso a fare classifica. La squadra più forte in assoluto è quella dell'Astana. È quella dell'Astana, sei d'accordo Luciano? È la squadra più forte in assoluto. Ma dipende un po' come si vede il tour. Sì, c'è una bella squadra, c'è una squadra fortissima per i primi Eccola 10 qua, la Astana che arriva in barca. Sì. Per i primi 10 giorni sicuramente è la squadra più forte. Secondo me questo giro di Tour de France si deciderà molto probabilmente nelle prime 10 tappe, perché è un Tour de France molto ma molto complicato nella prima parte e poi giustamente negli ultimi 10 giorni ci saranno le tappe classiche agli scalatori dove Quintana potrebbe a quel punto diventare favorito, però bisogna arrivare alla 11ª tappa e arrivarci con questo percorso, con queste tappe molto complicate. La 4ª tappa c'è la tappa del pavé e sappiamo benissimo quanto è stata importante questa tappa l'anno scorso a Nibali per la vittoria finale. Però ci sono tappe nel Belgio, strappi duri da prendere, questi strappi nelle prime posizioni, strade in Olanda, nell'Olanda nel nord, dove ci sono tappe con molto vento, quindi per i veri scalatori sarà molto complicato difendersi molto in queste tappe. Io avevo fatto una considerazione tempo fa, o perlomeno appena dopo la Sanremo, su Nibali, quando dicevo che dopo la Liegi, dicevo che Nibali doveva pensare non tanto alle grandi classiche, ma bensì pensare solo ed esclusivamente ai grandi giri. Io, analizzando un po' questo Tour de France, secondo me penso di aver fatto un ragionamento sbagliato. Perché? Perché in questo Tour de France sicuramente nei primi 10 giorni ci vorranno corridori con grandissima esperienza, di esperienza di corridori anche che abbiano corso delle grandi classiche, come la Milano-Sanremo, come la Liegi, come un Amstel Gold Race dove c'è vento. Cioè Nibali è un corridore sì che punta molto sulle corse a tappe, però partecipa alle grandi classiche di un giorno e questo in questo Tour de France l'esperienza può contare. Per
non è che conta, diventa determinante. Io vorrei vedere Quintana nelle tappe olandesi col vento, come si farà a difendere, anche se c'è una grande squadra con Malori, con ragazzi interessanti per la pianura, però aver corso le grandi classiche a volte diventa determinante per difendersi appunto in queste tappe difficoltose. Cioè impari ad essere un ciclista del nord. A 360 gradi. Il ciclismo sta cambiando e lo aveva fatto notare anche Maurizio prima, anche il Giro d'Italia nelle prime 10 tappe ci sono tappe complicate, a volte si costruisce una vittoria, un grande giro, anche una discesa, non perdere in volata quei 5-6 metri dove ti fanno il buco, quindi il ciclismo sta cambiando e quindi secondo me anche un grande corridore, un grande scalatore come potrebbe essere Quintana deve partecipare alle grandi classiche perché poi ha bisogno di questo tipo di esperienza per metterla al frutto. Io ritengo che questo Tour de France è molto ma molto complicato nei primi 10 giorni e già nei primi 10 giorni vedremo una classifica abbastanza chiara e netta. Per quanto riguarda gli scalatori ci saranno gli ultimi 10 giorni a loro favore, però io ritengo che Nibali non è uno scalatore puro, però è un corridore che sa gestire i suoi secondi di vantaggio e io ritengo che questo Tour de France e a livello di percorso, a livello di difficoltà, a livello di resistenza anche sulle salite, ritengo che Nibali possa essere il corridore considerato il grande favorito, il migliore dei tutti, anche se Froome prima del Tour de France ha dimostrato di andare anche più forte di Nibali, però le grandi salite arriveranno fra 12-13 giorni, è possibile che lì la storia potrebbe anche cambiare. No, volevo aggiungere che c'è una variante importante in questi primi 10 giorni di gara, il caldo. La Francia e il nord Europa per altri 10 giorni saranno nella morsa del caldo. Oggi Parigi 40 gradi, Bruxelles 38 gradi. Questo fatto non è da non considerare, sarà un Tour de France bollente sotto tutti i punti di vista. A proposito dei favoriti, e se dovesse piovere ancora peggio. A proposito di favoriti, noi oggi abbiamo fatto una piccola ricerca, niente di clamoroso, abbiamo fatto una ricerca che vi faccio vedere su, perché poi gli allibratori, quelli che insomma scommettono su chi vincerà questo Tour de France, un po' hanno il termometro, il polso della situazione, si basano su parametri insomma molto analitici. Vediamo con l'ausilio della grafica, ringrazio Maurizio da qui in regia, quelle che sono tre agenzie di scommesse, SNAI, Bwin e Eurobet, le quote per i quattro che sono i favoriti. Il favorito numero uno è Christopher Froome, che danno tutti come il principale a tagliare sui Campi Elisi il traguardo in maglia gialla, 2,75, 2,80, 2,65. Ma non è tanto il fatto che Froome sia il favorito, quanto Nibali, guardate che quote molto molto alte, soprattutto la SNAI, 6,50. Diciamo che tendenzialmente dei quattro è il quarto, un po' irriverente. Sì, è irriverente perché, vabbè, io anche il discorso delle scommesse le lasciano il tempo che trovano. Più che altro lo abbiamo fatto Per le scommesse che si fanno lì in sede, no, non ce l'avevo con... meglio così. Parti coperto, noi che punteremo Nibali avremo la fortuna di incassare... Sono scommesse che vengono fatte in Italia, quindi probabilmente siccome gli italiani indicativamente potrebbero tutti scommettere su Nibali, quindi la quota dovrebbe essere però il contrario, più bassa.
più bassa. Però poi, pagare di meno. Secondo me hanno visto anche lo stato di forma di questi atleti nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni. Effettivamente Fromm ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a Nibali e soprattutto a Contador, perché magari ha fatto un po' di scarico appena dopo il Giro d'Italia. Però sono, come si diceva, sono momenti, perché dopo le prime tappe quelle quote potrebbero essere anche certo, variate. Certo, no, è chiaro, assolutamente. Poi sono tendenze che vanno misurate giorno per giorno, noi le diamo adesso perché non si è corsa nessuna tappa, allora rappresentano un po' la sensazione, il termometro prima della partenza da Utrecht. Questo intanto è Christopher. Vedi, la differenza sostanziale che c'è fra Froome e un Contador, che Froome se ha la forma va. Se non ha forma è un corridore normale. Contador, pur se non in forma, come ha dimostrato al Giro d'Italia, sì, l'ha vinto. È una differenza abbastanza importante. La testa, l'intelligenza, il sapersi gestire e controllare è una cosa fondamentale nel ciclismo moderno. Fra le quattro squadre, adesso vado sulle quattro squadre, quella più debole secondo me è la Tinkoff. La Tinkoff. È la squadra più debole. Nell'arco dei 21 giorni penso che avrà difficoltà a gestirsi. In Italia ci è riuscito anche perché aveva come avversario un'unica squadra che era la Astana. Lì dovrà combattere su più fronti. La stessa Sky, sì, ha corridori dei buon passisti, però hanno portato ancora una volta Ricci Porte, non ho capito perché l'hanno portato. E poi la squadra di Quintana, come dicevo prima, tutto gira attorno a lui, però bisogna capire questo Benedetto Valverde che corre in una maniera particolare, se si metterà al servizio del colombiano. Poi io ho detto prima e lo ripeto, la squadra di Nibali secondo me è la più completa, come diceva giustamente Luciano, per i primi 10 giorni, ma soprattutto anche per un finale, perché ha corridori che si difendono abbastanza e sono dei grandissimi passisti, ma sono capaci anche di fare delle buone cose in salita. Secondo te Maurizio Contador a fare tutti e due i grandi giri, Giro e Tour, ha rischiato troppo? Non ha rischiato troppo, perché l'ha dimostrato l'anno scorso, è uscito fuori dal Tour de France malconcio, sembrava che dovesse saltare tutta la stagione con questa tibia che poi non era rotta, era semplicemente leggermente lesionata, con un pochissimo allenamento è andato alla Vuelta e con intelligenza ha vinto. Io forse qualcuno che in ascolto mi dirà che sono un esterofilo, però Nibali è un grandissimo corridore e tutto quanto, però io ho un debole per Contador e mi auguro che lui possa fare quest'impresa, anche perché io sono convinto che se lui dovesse fare bene il Tour de France si dedicherà e parteciperà anche alla Vuelta. Era l'intendimento di inizio stagione e penso che lo porterà avanti. Luciano, c'è la variabile, come in tutti i Tour de France, c'è la variabile francese. Però Pinot, questi sono corridori che l'anno scorso per esempio sono andati molto molto bene, c'è Chabanel, c'è Bardet, questi sono, insomma, potrebbero... Sì, alla vigilia i francesi propongono sempre delle belle realtà, Sì, però arrivare a vincere un Tour de France sarà veramente... No, potrebbero sparigliare le carte tra i vari contendenti. Ma io penso che c'è un personaggio che potrebbe veramente sorprendere, che è Rodriguez che ha pedalato poco quest'anno, ha preparato molto questo Tour de France, potrebbe essere la sorpresa, a prescindere i francesi che propongono questi ragazzi interessanti, però io penso che ancora una stagione o due dovranno soffrire prima di vincere un Tour de France. E poi in questo Tour de France veramente le difficoltà negli ultimi 10 giorni saranno talmente tali che ci rivedremo le stesse facce tutti i giorni, quindi ci sarà veramente uno scontro diretto tra questi grandi quattro corridori, potrebbero essere cinque, massimo potrebbe essere una delle sorprese francesi, però io penso che per la vittoria finale effettivamente
i giochi si fanno su questi grandi personaggi che stiamo annunciando in questo momento. Abbiamo dimenticato un corridore che al Delfinati è andato forte, TJ Van Gardner. È andato forte, sì. È stato fin lì lì, ha perso il Delfinato per pochissimi secondi da Froome. E tu giustamente hai fatto bene a nominare Rodriguez, che è un corridore esperto, anche se sulle salite abbastanza lunghe, che poi non sono quelle salite lunghe e dure che lui predilige, sono salite lunghe e molto veloci, dove si fa velocità, dove lui potrebbe pagare qualcosa. Però forse i primi 10 giorni potrebbe favorire Rodriguez, che nelle tappe del Belgio, nelle tappe olandesi, nelle tappe del Vento, un vero ragazzo molto... lui ha sempre fatto benissimo. Esatto, brillante, quindi un corridore anche da corsa di un giorno. Io ritengo che questo tour, nei primi 10 giorni, verranno delle grandi sorprese, ci saranno delle bellissime tappe nei primi 10 giorni del tour, e sarà un tour da seguire con molta attenzione, perché ritengo che la qualità dei corridori, la qualità di questo percorso renderà questo mese di luglio il ciclismo veramente popolare. Maurizio, tolto Nibali, è anche un Tour de France molto italiano, sono 16 gli italiani, quindi tolto Nibali che mettiamo tra i favoritissimi. Tra Scarponi, Caruso, Os, Quinziato, Trentin, Guarnieri, Paolini, Caruso, Bono, Cimolai, Pozzato, Malori, Basso, Bennati e Tosatto. Beh, chi vedi? Sicuramente sabato Malori si giocherà nella crono si giocherà la vittoria, e sarei ben lieto se potesse rinverdire le geste di Moser, che da giovane professionista andò al Tour de France e vestì subito la maglia gialla in una cronometro. Gli altri saranno dei comprimari, potrei vedere bene Os in qualche tappa del nord, e gli altri saranno solo e semplicemente a servizio dei propri capitani. Tu hai nominato Tosatto, Basso lo stesso Scarponi, anche se Scarponi mi ha deluso al Camminare Italiano. È stato uno dei primi a saltare, poi Rosa, l'unico che è rimasto insieme a Nibali è stato Dario, che vi posso garantire che ha sperato fino all'ultimo di andare, perché diciamo che era una delle primissime riserve. Poi quando ho saputo che Vanotti non si era presentato ed era stato fatto fuori dai 9 del tour, ero convinto che Dario se la potesse giocare. Purtroppo paga forse quella seconda parte di giro un pochino in ombra, che non lo ha reso appetibile alla vista di Nibali. Nibali, che facciamo un piccolo salto indietro, poi leggiamo gli sms. Campionato italiano può dargli una spinta in più? Arriva all'apice, vince il campionato italiano e inizia il Tour de France. Beh, come l'anno scorso, sì. È lo stesso identico percorso, anche se al Delfinato nel 2014 ha sofferto di più. Nel 2015 è andato meglio, ha sfiorato anche una vittoria che Rui Costa gli ha soffiato proprio sull'arrivo, ha vestito un giorno la maglia gialla al Delfinato. Al Camminare Italiano è andato fortissimo, anche se poi, se andiamo ad analizzare un attimo, i distacchi non sono stati abbastanza elevati, perché Reda, che corre anche con una squadra di secondo piano, è arrivato a 7 secondi, e lo stesso Ulissi, che non è un grande scalatore, si è classificato a 25 secondi. Insomma. Assolutamente. Leggiamo i messaggi, grazie a Maurizio da qui in regia, Silvia Gentile alle camere, un saluto da Giulianova, terra di calcio, grazie a tutti quelli che ci seguono da Giulianova, che è terra di calcio, ma è anche in questo momento anche posto di mare splendido e anche terra di ciclismo, insomma. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Giulianova. Grazie particolare a Giuseppe per i bei risultati ottenuti, campioni regionali in tutte e due le categorie. Un grazie anche ai nostri piccoli campioni. Ti ringrazio, Giuseppe. Grazie. Tra un po' poi parleremo anche con voi. Andiamo avanti. Complimenti alla Digiotech Team ed un grande in bocca al lupo ai ragazzi per i campionati di Boario. Ce ne sono altri tre, eh? Altri tre. Un ringraziamento a Giuseppe e a tutti i DS della Digiotech per l'impegno, della dedizione e il tempo che dedicano a questi ragazzi. Grazie. Ancora? Complimenti a Marchesani, ottimo padrone di casa. Ieri ci sono stati i premi Rocky Marciano, premiato anche lo stesso Gabriele Marchesani, sciolto nel parlare in pubblico
e una dizione e conoscenza dei tempi e verbi sorprendente, amichevole e bravo a mettere a proprio agio il grande Stefano Garzelli. Location fantastica, serata splendida. Dobbiamo anche dire, poi ne parleremo, che oggi hanno ottenuto, la GM Cycling Team ha ottenuto un grandissimo risultato in Romania con Fortini. Il Tour lo vincerà Contador, dice Marco da Pratola Peligna, che salutiamo. Salutare Pratola Peligna. Assolutamente. Che è il paese d'origine dei miei genitori, a cui sono molto legato. Assolutamente, te lo facciamo salutare, salutiamo tutti gli amici di Pratola Peligna. Ancora, ce ne sono altre? No, non ce ne sono più. Noi ci fermiamo per la pubblicità, anticipiamo un pochettino, perché poi nella seconda parte parleremo anche di Trofeo Matteotti, avremo Segui il Ciclismo, non cambiate canale, a tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Europa Ovini, da 3 generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32 presso la ex Monti. E allora eccoci.
Eccoci rientrati, seconda parte di Veloce, stanno arrivando tanti messaggi, grazie, grazie davvero a tutti quelli che ci scrivono da casa, siete tanti, noi vi ringraziamo ogni settimana, però lo facciamo sempre molto molto volentieri, perché vuol dire insomma che questo progetto è giusto, è sulla strada giusta e noi ne siamo contentissimi, siamo i primi ad essere contenti. Tra un po' parleremo anche del trofeo Matteotti, prima però dobbiamo fare i complimenti alla GM Cycling Team che in Romania ha ottenuto un altro grande risultato con il secondo posto di Filippo Fortin alle spalle di Oscar Gatto, terzo Edward Grosu. Edward Grosu, che è primo nella classifica generale, quindi complimenti a Filippo Fortin e alla GM Cycling Team. Ma questo Grosu, Maurizio? Guarda, Grosu io lo stimo tantissimo, ma credo molto in lui. Stefano Giuliani ha avuto un inizio di stagione abbastanza complicato, è caduto più volte, poi ha avuto la mononucleosi, ha avuto un'infiammazione del sangue, è stato rischiato al Giro d'Italia, giorno dopo giorno è cresciuto, in una tappa si è classificato quinto e poteva tranquillamente vincerla se le condizioni si fossero un attimo aggiustate. È normale che adesso, correndo in Romania, anche perché il papà è presidente della federazione rumena, lui sta facendo di tutto, la squadra è a suo servizio, penso che con lo stato di forma con cui si trova potrebbe tranquillamente vincerlo questo giro. Senti, invece un altro che è sesto attualmente in classifica, di cui abbiamo parlato proprio con Stefano Giuliani dopo il Giro d'Italia, è Berlato, che è un ragazzo interessante. Anche su di lui Stefano punta molto. Sì, Giacomo ha una grandissima dote nel ciclismo di fatica e di tappa, è uno che recupera subito. Ha un forte recupero, che vi posso dire, è uno che durante il Giro d'Italia aveva la mattina 30-31 battiti al minuto e penso che sia fondamentale. Poi non ha perso grandissimi valori da un punto di vista ematico, è un corridore forte, sembra all'attacco, ma soprattutto è forte di mente. Noi abbiamo un corridore in squadra, io dico noi perché comunque faccio parte di questo team, un corridore che se riuscirà un attimo a mettere a puntino il discorso mente-fisico sarà un crack positivo nei prossimi anni, che Iuri Filosi. Iuri Filosi è un corridore fortissimo, purtroppo ha un difetto, è molto chiuso in se stesso, è un pochino... se riuscirà a migliorare questa sua negatività caratteriale sarà un corridore veramente forte. A proposito di risultati di casa nostra, complimenti anche a Gianmarco Di Francesco della MGK Vis Vega, che è al trofeo città, che ha vinto il trofeo città di Brescia, gara in notturna che ha animato le strade della città lombarda, quindi complimenti anche a Gianmarco Di Francesco, che è stato nostro ospite anche nell'edizione passata. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo, speriamo di averlo presso qui anche per commentare questa grande prestazione. Ma mancano 17 giorni al trofeo Matteotti, all'edizione numero 68, e allora noi abbiamo in collegamento, lo saluto, lo ringrazio, Gilberto Petrucci. Ciao Gilberto. Ciao Jacopo, ciao a tutti voi. Mancano poco più di due settimane, diciamo, come sta andando? Innanzitutto, tra qualche giorno, mercoledì prossimo, ci sarà la presentazione della manifestazione e poi ovviamente spazio alle bici. Sì, naturalmente sta andando tutto bene per il verso giusto, abbiamo 16 formazioni iscritte, tra queste la formazione azzurra, che ha proprio oggi inviato il bollettino di ingaggio, quindi avremo anche la formazione diretta dal commissario tecnico Cassani. Poi naturalmente per un totale di 130 corridori al via. Giovedì, come dicevi, c'è la presentazione alle ore 10.30 presso l'Aurum, la sala Tosti di Pescara, dove sarà il vernissage alla 68esima edizione del trofeo Matteotti. Ricordo che quest'anno è un evento importante perché festeggiamo anche i 70 anni dalla prima edizione, quindi un appuntamento importante per l'Unione Ciclistica Fernando Perna del patron Renato Ricci. Ci saranno altre novità, perché? Perché sabato 12 a Montesilvano, dinanzi al Porto Allegro, terremo un meeting giovanile, perché il Matteotti vuole rinnovare quel messaggio che i padri fondatori vollero
naturalmente dare in quel primo maggio del 1945, cioè un messaggio di pace e fratellanza affinché anche le future generazioni potessero coltivare questo sentimento. E quindi faremo una manifestazione dedicata ai giovani, lo ricordo, alle ore 16 presso il Porto Allegro di Montesilvano, le gincane, attività promozionale che servirà appunto per promuovere il trofeo Matteotti, e proprio per questo motivo abbiamo chiamato la manifestazione aspettando il trofeo Matteotti. Gilberto, ci hai parlato della nazionale italiana che ha confermato la sua presenza, sì. Ecco, se sì. Allora, per quanto riguarda Cassani, ci ha confermato la presenza, nei prossimi giorni naturalmente ci invierà anche gli 8 corridori iscritti e aspettiamo qualche nome importante. Ecco, non voglio annunciare perché proprio il CT Cassani in queste ultime ore sta elaborando la formazione che parteciperà al trofeo Matteotti. Quindi allora ribadiamo gli appuntamenti, mercoledì prossimo verso la Roma Giovedì. Di Pescara. Giovedì prossimo, giovedì 9 luglio. Giovedì 9, sì, giovedì 9 luglio. Presso la Roma di Pescara la presentazione. E poi il trofeo Matteotti. Abbiamo poi, attenzione, il 12, sabato 12, presso il Porto Allegro, il meeting riservato ai giovanissimi, alla categoria giovanissima. E poi domenica 19 luglio, appuntamento alle 9.30 presso il porto turistico di Pescara per il raduno, la punzonatura, la cosiddetta punzonatura, e quindi il via ufficiale per la 68esima edizione. Mentre per gli appassionati di ciclismo, lo ricordo, sabato 18 ci sarà presso la scuola elementare di Aggio Besti la riunione, quindi la presentazione, anche la verifica licenze delle 16 squadre che saranno al via del trofeo Matteotti. Allora, buon lavoro e in bocca al lupo, Gilberto. Grazie a voi. Buonasera. Grazie. A tutti. Grazie. Grazie Gilberto Petrucci. Maurizio, 70 anni del trofeo Matteotti, 68 edizioni, è un bene sia tornato quest'anno questa manifestazione. Penso che sia una delle corse più vecchie d'Italia e più importanti. Se andiamo un attimo a guardare i riscontri di tanti anni fa, qui hanno partecipato il fior fior di corridori, il palmarès è pieno di grandissimi campioni, Bartali, Moser, Bugno che ha vinto un campionato italiano, Bettini con la maglia da campione del mondo, il compianto, aiutami Luciano, Ballerini, il belga, Van den Broek, insomma ci sono stati tantissimi campioni che hanno portato avanti questo trofeo Matteotti. L'unica cosa che, se mi permetti, mi dispiace tanto di questo trofeo Matteotti, che né Luciano, né Palmiro, Masciarelli, né Stefano Giuliani hanno avuto la fortuna di vincerlo questo trofeo Matteotti, perché l'avrebbero meritato. Poi sono stati altri abruzzesi che lo hanno fatto suo, come Ruggero Marzola e Danilo Di Luca, però loro che in quel tempo, quando correvano loro, il trofeo Matteotti era una premondiale ed era 240 km se non erro. Si correva in un agosto rovente, però purtroppo, sai, non sempre le ciambelle riescono con il buco. Assolutamente. Ci sono 7 messaggi, li leggiamo e poi andiamo a Miglianico. D'Alessandro, il buon Cerasi, senza di te si sente solo. Gli amici della bici ti aspettano, torna con noi. Vero Maurizio? Si sentono soli gli amici della bici senza di te? No, non è vero. Non è vero? Quindi è un messaggio. Vanno sempre a parli, quindi sono sempre. Sei sempre nel giro. Nel giro anche degli amici della bici, oltre a dare una mano alla Digiotech. Messaggio nostalgico. Nostalgico. Va bene, ancora andiamo avanti. Forza Contador è l'unico rappresentante del ciclismo eroico, da febbraio a ottobre si corre e si lotta in ogni campo. Ancora, Simone, Guido, Matteo, Nicolas, Lorenzo, Matteo, Simone, Stefano, siete bellissimi, davvero una squadra di modelli, un applauso ragazze. Sì, effettivamente c'è parecchio materiale, soprattutto per pubblico femminile, chiaramente non della vostra età, sia chiaro. Ancora avanti, non scherziamo. Che fine ha fatto la Guarenna 2000 di Tonino D'Alonso e Severino Rossetti? Li ricordo con tanto piacere per professionalità, serietà, impegno e divertimento, una vera squadra e dei carissimi amici. Luciano.
Ma so che stanno ripartendo con dei ragazzi giovanissimi, quindi anche per loro si è concluso un ciclo e stanno ripartendo, però sono sempre nel ciclismo e sono veramente personaggi, e do ragione al nostro telespettatore, personaggi che hanno fatto crescere il nostro movimento. Assolutamente, ancora? Complimenti ai ragazzi e alle famiglie per i sacrifici che fanno ogni giorno per raggiungere questi risultati. Vero, verissimo, mi associo in maniera assoluta. Maurizio, riporta il Giro in Molise anche l'anno prossimo. Forza Appoiede, non mollare, ti aspettiamo. Ci sono stato contattato per un eventuale arrivo in una località molisana. Il Giro d'Italia il prossimo anno ha già preso corpo. In Abruzzo, da quel che mi risulta, non c'è stata nessuna richiesta. Poi, non c'è stata nessuna richiesta. Nessuna richiesta, anche perché le casse sono... Languono, sono abbastanza rosse. Poi vedremo almeno se ci passerà. Ancora? Prima o poi la stella del premio Marciano sarà... Tu, Maurizio, persona semplice, passionale, onesta e che mette il cuore in tutto quello che fa e dice. È insostituibile, grazie, grande Maurizio. Andrea, da chi ti scalo? Ma io lo ringrazio. Io lavoro ormai da tanti anni in questo mondo. Ringrazio ancora Luciano, con cui ho avuto degli anni splendidi. Io mi allenavo con lui, mi allenavo con Palmieri, che mi hanno fatto vivere veramente la bicicletta. Non male che questa passione me la porto dietro. Ho fatto tanti sacrifici per far sì che... i grandi eventi venissero in Abruzzo. Sono stato ripagato e diciamo che ho avuto anche qualche incomprensione di troppo. Io cercherò di fare di tutto, poi il premio Marciano lo danno a personaggi nobili, io non voglio forse non so. Sì, va bene, ancora. Siamo fieri di essere la tua famiglia, un abbraccio a Nicolas. Chi è Nicolas? Alza la mano. Eccolo qua, lo inquadriamo per cortesia, Silvia. Eccolo qua. Ti saluta tutta la tua famiglia, eh? Ti vuoi risalutare? Ciao. Semplice e stringato. Per gli amatori, domenica 5 luglio, Cerratina di Pianella, campionato regionale CSI Abruzzo, aperta a tutti gli enti, partenza ore 9 e ore 10:30, organizzazione Team Caprara. Messaggio anche che anticipa il nostro lavoro. Perfetto, ma meglio così. Va bene, sono finiti i messaggi. Andiamo a Miglianico, questa seconda parte la facciamo un po' più lunga, perché poi c'è anche Segui il ciclismo. Però adesso parliamo un po' di questo Memorial Timperio Edilizio. Lo facciamo con Nando Pulcinella, che è presidente della squadra che ha organizzato questo Memorial della Listel Pack. Tanto tra un po' partiranno le immagini. Come è andata? Ma diciamo che discretamente bene, abbiamo fatto una gara che ogni anno ci rinnoviamo per portare avanti. Quest'anno probabilmente rispetto all'anno scorso abbiamo avuto meno partenti, però la qualità c'è stata, abbiamo assegnato le maglie regionali a questi ragazzi che oggi troviamo qua, e quindi per noi la soddisfazione è sempre la stessa, è quella di promuovere il ciclismo, di valorizzare questi ragazzi e soprattutto di dare l'opportunità a questi ragazzi di confrontarsi e poi di farli crescere. Per noi è importante questo. Con Antonio Di Lizio, anche insomma, questa giornata di Miglianico, era un memorial che portava anche il nome di Dario Cataldo, sì, che è insomma il fiore all'occhiello a livello ciclistico del paese di Miglianico. Sì, sono tre anni che abbiamo messo il suo nome, accostato il suo nome a quello nostro, quindi diciamo, essendo anche organizzata a Miglianico, quindi era doveroso farlo. È anche un modo per far diciamo, avvicinare più squadre possibile, perché si spera sempre nella sua presenza, che però nelle tre edizioni c'è stato solo nella prima. Quindi diciamo, è un modo per invogliare anche i ragazzi a puntare sul ciclismo, perché penso che sia uno sport abbastanza importante di questi tempi.
Categorie esordienti, avete scelto una categoria che probabilmente sta faticando per quanto riguarda le organizzazioni sul territorio, avete fatto benissimo, ritengo. Che tipo di soddisfazione vi ha potuto dare questa categoria, Antonio? Come categoria, diciamo, dà delle buone soddisfazioni. Noi quest'anno purtroppo abbiamo, diciamo, rispetto all'anno scorso che abbiamo esteso, diciamo, anche quest'anno esteso l'invito alle regioni limitrofe, Marche, Umbria, Lazio, anche Campania e Puglia, Molise, insomma, abbiamo dà delle buone soddisfazioni anche perché, diciamo, che cominciano i ragazzi ad entrare nel vero mondo del ciclismo. Diciamo che è più soddisfacente una gara di questa categoria che forse adesso io la butto lì degli allievi oppure nell'under 18, però diciamo che sono 4 anni ormai che ci danno delle buone presenze, anche l'impegno che mettono è tanto. La gara di quest'anno, anche se ne erano pochi, c'è stata abbastanza combattività. Mi è piaciuto più il secondo anno, dove c'è il team che, diciamo così, a parte la Digiotech, che comunque la conosco, e anche il team di Federico, tutte, diciamo, ragazze che comunque hanno dato battaglia nella seconda gara. Quindi, diciamo, è stata un'ottima scelta. Io volevo tornare a Nando per chiedergli, insomma, voi oltre a questa organizzazione avete anche un gruppo sportivo, come sta andando? Noi siamo nati come gruppo sportivo amatori, e quindi giusto per stare insieme, un gruppo sportivo, il ciclismo è uno sport che unisce come tutti quanti gli sport, e quindi abbiamo creato questo gruppo sportivo insieme a Tonino, quindi lo sponsor che poi è la Lister Pack, per passare il tempo e soprattutto anche un po' per dimagrire, perché certo, comunque consigli del medico era quello di prendere la bicicletta e pedala invece di mangiare. E poi nel corso degli anni ho saputo che sei diventato anche il leader, capitano. Del gruppo sportivo. Ma la carica di presidente viene, sì, con i risultati sportivi? No, assolutamente. Presidente, assolutamente sì, viene dal fatto che è organizzatore. Ecco, certo. Io anzi mi trovo questa sera e non spetto mai di ringraziare, a parte la passione per lo sport, per il ciclismo in particolare, Maurizio, che negli anni passati, questo lo voglio dire, anche perché il premio certe volte viene dato alle persone perché meritano, ha avuto il piacere di far girare il Giro d'Italia a Miglianico. Il Giro del Centenario, che oramai il percorso era già stabilito. Ha fatto un cambio all'ultimo momento. Ho lavorato con lui, a fianco a lui, una persona stupenda, e colgo l'occasione proprio questa sera che ci ritroviamo in televisione per ringraziarlo. Abbiamo avuto noi a Miglianico, sia l'amministrazione comunale allora, il gruppo sportivo nostro, la presenza di Dario Cataldo, e una tappa che è salito sul paese. Abbiamo avuto l'onore di ospitare il Giro d'Italia al passaggio a Miglianico. È un grande dispiacere sentire, addirittura quest'anno che non è passato, è da come si prospetta. 14 e 15 no, 2016 vedremo. Ecco, questo è un grande dispiacere da parte nostra, da chi organizza, da chi si propone, mette tutte le sue forze. Posso un invito a Luciano, che è l'ideatore, il padrone di casa, e a Jacopo, che è una persona speciale. Perché uno di questi prossimi mesi, diciamo verso la fine della stagione, che il ciclismo si allenta un po', non fai una trasmissione dove si parla di attività ciclistiche, di attività legate al territorio, di attività legate alla cultura dello sport, invitando i personaggi che dovrebbero poi sviluppare queste idee per far sì che l'Abruzzo abbia un grosso risalto. Io, per esempio, tu lo sai benissimo perché l'avete anche trasmesso in televisione, c'è stata quella bellissima manifestazione a Pineto dove 2000 ragazzini si sono dati battaglia, i genitori hanno seguito l'evento. Diciamo che l'indotto complessivo è intorno alle 6.000 persone. E che cosa hanno fatto queste 6.000 persone? Hanno portato soldi agli albergatori, al territorio, hanno potuto gustare e vedere qual è la bellezza dell'Abruzzo nella sua interezza, coste, mare, monti, laghi. Ecco, se noi non riusciamo a un attimo a far capire che lo sport,
il ciclismo, ma non solo il calcio, è un veicolo che attrae nella nostra regione, sarà sempre troppo tardi. Oggi faccio un esempio banale e poi smetto e lascio la parola agli altri. Oggi a Francavilla hanno organizzato una pedalata su quella che deve essere ormai da 14 anni la famosa pista ciclabile che dovrebbe arrivare fin sotto a Vasto. Bene, io sono andato, mi sono presentato con la mia bici e purtroppo ho constatato che eravamo 20 persone, ecco, questo mi fa capire che molte volte le chiacchiere, le parole sono superiori ai fatti. Questo è vero ed è un invito che io raccolgo personalmente, anche Luciano sicuramente, faremo una trasmissione nel finale della stagione, perché probabilmente poi noi parliamo di attività ciclistica sicuramente, di risultati, di ragazzi, spesso diamo spazio molto alle categorie giovanili, oltre ai professionisti, perché insomma le categorie giovanili e soprattutto il ciclismo abruzzese è quello che ci interessa più da vicino, però probabilmente non deve essere un discorso che cade nel vuoto, cioè che facciamo noi e qualcun altro, sicuramente opera certamente meritoria, ma che rimane lì. Probabilmente, Luciano, ci servirebbe un attimo fermarsi a riflettere. Segnati una puntata, scegli un giovedì verso il finale di stagione, verso settembre, verso però volevo, di ottobre. Volevo intervenire sulla manifestazione che probabilmente c'è stata oggi, no? Poi, caro Maurizio, se non c'è comunicazione a questi eventi, nessuno sa di queste situazioni. Allora, questi eventi vanno veramente rimarcati, vanno pubblicizzati, perché altrimenti nessuno si presenta agli appuntamenti. Loro, gli organizzatori, hanno molto giocato sui social, Twitter, Facebook, WhatsApp, è normale che non tutti poi hanno avuto piacere di esserci. Perché vi dico questo evento era legato al fatto che ci sono in ballo determinati milioni di euro dalla Comunità Economica Europea, e se entro un determinato periodo non si avvia la pratica per la realizzazione di questa pista ciclabile, i soldi torneranno alla Comunità Economica Europea. Ecco perché oggi pomeriggio c'è stata questa sensibilizzazione da parte di questi appassionati della bicicletta affinché si potesse dare un attimo di vita. Poi è normale, tu hai ragione, se uno, nessuno lo comunica Eh sì, perché poi in realtà bisogna dire anche una cosa: noi, come molti altri colleghi, cerchiamo di fare con le trasmissioni di approfondimento il massimo da un punto di vista informativo. Certo che ci vuole anche la disponibilità dall'altra parte a fare in modo che qualcuno venga, che qualcuno si sieda, che qualcuno pubblicizzi, che qualcuno faccia in modo che quanta più gente possibile. Io ti dico solo questo, che su Facebook, sull'invito, sono andato a vedere partecipanti circa 200, partecipo poi oggi. Poi oggi non è andato nessuno. Partecipare su Facebook è molto più facile. Appunto. Io adesso devo mandare Segui il Ciclismo, fermi perché poi continuiamo a parlare di Miglianico. Però adesso tassativamente devo mandare Segui il Ciclismo con la nostra Alessandra Portinari. È inutile che vi dica, che vi descriva chi è l'ospite di questa puntata di Segui il Ciclismo. Basta solo che vi dica che probabilmente la cosa che stupisce di più è che abbiamo aspettato tutto questo tempo per andare da lui. Segui il Ciclismo, Alessandra Portinari con Umberto Di Giuseppe. Amici di Segui il Ciclismo, oggi andremo a conoscere da vicino un personaggio molto noto al movimento delle due ruote, si tratta di Umberto Di Giuseppe. Entreremo nella sua casa per guardare tanti cimeli, tante fotografie, ma tante corse da lui organizzate. Una passione nata tanti anni fa, nata anche per caso. Quando ti sei affacciato in questo mondo, tu già svolgevi un'altra attività? Ma io facevo l'albergato, anzi, prima facevo il barista di tutta la piazza di Roseto degli Abruzzi, poi ho preso l'Hercules in gestione, poi dopo il militare ho preso l'Eden a Castelnuovo Romano. E tu sai che nei bar tutti parlano di ciclismo, quei giorni là c'era la grande lotta, Taccone, Giglioli, c'era lo spottò che era
E io mi ero innamorato di Taccone, infatti a Roseto mi chiamavano tutti Taccone, Taccone. Perché io facevo tanto tifo per lui, sai, in abruzzese. E da lì è cominciato questa grande passione. Poi abbiamo avuto la possibilità di fare la squadra e l'abbiamo fatta. Com'è stato il primo incontro con Taccone? Te lo ricordi? Taccone mi ricordo tutto di lui, sia come atleta, sia come uomo un po' estroso e sia come grande campione, insomma. E devo dire, lui con me veniva sempre, io andavo con lui, era una festa, tante trasmissioni, abbiamo litigato, abbiamo discusso, però sempre nel modo sportivo, insomma. Poi questa di fare la squadra è successo nel 74, quando l'Aran, che ai tempi si chiamava Adriatico Arredamento, Don Beppo Arangiare, mi disse che lui voleva smettere e se prendevo questa squadra, da lì è partito. Lui prima si chiamava Adriatico Arredamento, la squadra poi abbiamo fatto di Casa Eden, che l'Eden è l'albergo che gestivo io. Poi abbiamo vinto tante soddisfazioni, ho cominciato la voglia di continuare, anche se adesso è diventato un po' sacrificato, insomma. Umberto Di Giuseppe, ma questo ufficio è davvero pieno di cimeli, fotografie, ricordi, tantissime cose che ti accomunano al mondo del ciclismo? Ma oggi è tutto, un po' diciamo ricordi, però c'è anche 41 anni di attività e che vuoi, ci sta un po' di tutto, fotografie, vittorie, i ricordi, tutto qua. Ne sono stati tanti di corridori, di atleti, veramente era una grande soddisfazione. Poi un anno il Giro d'Abruzzo non si faceva più e ho pensato di organizzare il Giro d'Abruzzo, ne abbiamo fatto 13, abbiamo avuto grandissima soddisfazione come organizzazione, poi anche abbiamo vinto anche il Giro d'Abruzzo con Frizzo, che quest'anno c'è una squadra continentale alla GKVIS. E cominciato questo giro, poi mi è venuto in mente di organizzare la settimana tricolore, è stata una cosa molto grande, anche se è stata bellissima, ho anche brutti ricordi, che ci sono tanti comuni che non hanno pagato, per dire ne uno, Montesilvano e Pescara. Quando fai una squadra o la fai o non la fai, un anno può capitare che vinci di più, un anno può capitare che vinci di meno, oppure un anno che non vinci, oppure un anno che vinci tanto, come non ricordare il campionato italiano che abbiamo vinto con Rabottini, come non ricordare la medaglia d'argento con Caruso ai mondiali. Ho fatto anche le gare di ciclocross, praticamente ho avuto anche una squadra femminile. Qual è stato l'atleta che ti ha dato più soddisfazioni? Beh, ne sono tanti, ti dico tanti, per dirti qualche nome, come Lucio Di Federico, ha vinto 19 corse con un anno, e tutti lo davano un po' per il fatto che c'è un handicap sulla mano, e lui con noi ha vinto 19 corse, fra i quali 15 internazionali. Poi come lui c'è stato, che ti devo dire, Rabottini, poi ha vinto anche la Tirreno Adriatico, come Pica che ha vinto tanto, Caruso che ha vinto anche tre Valle Varesine, pensavo, no, capace che le dimentico, parecchie ne dimentico, però sono tutti corridori di una grande, come Onesti, per esempio qua di Montesilvano, è stato un po' sfortunato, però anche lui ha dato tanto al ciclismo. Secondo me il ciclismo bisogna farlo con una certa... Il giorno che c'è tanti soldi bisogna stare con i piedi per terra, quando ci sono i soldi bisogna stare lì e cercare di andare avanti. Ovviamente il ciclismo, la sponsorizzazione è come una forma di formaggio, se tu vai lì te la mangi tutta ti fa male, se vai lì prendi un pezzettino per volta e vai avanti per tanto tempo, insomma, questo.
E questa è la formazione di quest'anno, tante novità e soprattutto la pista. Ma tante novità, abbiamo fatto una squadra dei giovani, ce ne abbiamo solo uno elite che sarebbe Ferretti, abbiamo fatto una bella squadra di giovani, poi all'ultimo momento ci sono i fratelli del Rosario che vogliono fare la pista, abbiamo preso anche loro. E speriamo di fare dei buoni risultati. Marche Ivan De Nobile, questo qua è Ivan Stevic che infatti ha vinto anche l'altro giorno il campionato nazionale serbo, questo è Alessandro Donati che ha vinto il Giro di Puglia e questo è Frizzo che ha vinto il Giro d'Abruzzo. Sei rimasto ancora in contatto con loro? Ma io sono contatto con tutti. Con gli stranieri ti chiamano, ti salutano? Ma indubbiamente, qualche volta anche quando Valentino Sciotte va in tutto il mondo, in gira, e mi chiama e mi dice guarda, vuoi salutare un tuo ex corridore? E poi casomai non mi ricordo neanche. C'era un giapponese che addirittura c'ha un'enoteca che vende Zolovini Fandini e quando là mi chiama e mi saluta, io saluto a lui. Ma questa è una premiazione che mi ha fatto, De Zanna, non so se era Capodarco o un'altra manifestazione. E poi qui tante medaglie, anche tanti riconoscimenti. Ma le medaglie lottando di coppa sarebbe da buttare tutto perché che ci fai? Sì, sono qua, c'ho spazio, tengo qua. Tanto ne regalo, tutti i miei sponsor li porto sempre i trofei, anche perché prima si vinceva tanto di più. Però. E qui un Umbertone proprio in erba. Un po' più grosso però. Sono sempre io. Questo qui è un personaggio che ha fatto tanta carriera, responsabile del ciclismo australiano. Adesso ha fatto una grande squadra Pro Tour come la Green Edge e praticamente siamo rimasti sempre amici. Boh, infatti ultimamente quest'anno mi ha mandato un ragazzo che sta in nazionale e Shane Bannan. Qui ha vinto una tappa al Giro dell'Umbria, ha indossato la maglia di capoclassifica. Anche lui è uno che è un grande personaggio del marzo nel ciclismo mondiale. Going, coming, thought I heard a knock, who's there? No one, thinking that I deserved it. Now I realize that I really didn't know. If you didn't notice, you mean everything quickly. I'm learning. Questo è Moreno Di Biasi che vince una bella corsa in volata a Civitanova Marche. Tu hai seguito anche Di Luca, lo hai avuto anche al Giro d'Abruzzo. Ah, Di Luca sì, qualche volta l'ho portato alle corse perché lui non ha corso mai con me, però eravamo talmente amici che tante volte veniva con noi. E poi è venuto anche a Giro d'Abruzzo, l'ha vinto. Però posso dire che la tappa che ha vinto ad Atri è stata la prima tappa in carriera che ha vinto. E qui ci sono anche alcuni ritagli di giornale, sicuramente questo è l'articolo più triste, è stato uno dei giorni più brutti per te. Quando viene a mancare un amico indubbiamente dispiace, però lui è stato un personaggio e ti voglio di più. La mattina sono stato lì a una trasmissione di D'Avezzano, mi diceva che lui ovviamente voleva una soluzione netta, mi ha fatto vedere che è stato assolto di quella brutta cosa che ci ha avuto lì con baci a bracci e praticamente era assolto. Poi la lunedì mattina mi chiama Maurizio Tommasi e mi dice guarda che Taccone è morto. Sono rimasto un po' distrutto. It's gonna hurt when it heals.
Questo era Segui Ciclismo con Umberto Di Giuseppe, grazie ad Alessandra Portinari. Tra un po' andiamo in pubblicità, però prima, siccome poi lo dobbiamo liberare, anzi gli chiediamo scusa, l'abbiamo fatto aspettare parecchio, andiamo da Luciano D'Onofrio, perché Luciano, presenti la manifestazione del prossimo 26 luglio, che è la Gran Fondo Angelini, che si tiene anche quest'anno. Tra un po' vediamo la locandina. Esatto, siamo arrivati alla sesta edizione. Quest'anno anticipiamo un po' il calendario, normalmente abbiamo sempre, fa parte del campionato italiano AXI del fondo, quest'anno anticipiamo di qualche settimana, non più la prima domenica di settembre ma l'ultima di luglio, quindi al 26 con precisione. Ci stiamo impegnando come tutte le altre edizioni, quest'anno abbiamo un po' aperto in anticipo anche le iscrizioni. Sinceramente ci fa piacere, ringrazio tutti i ciclisti che credono nella nostra manifestazione. Ad oggi non era mai successo nella nostra storia, superiamo già i 460 iscritti, per cui abbiamo la sensazione di arrivare a un numero superiore agli anni precedenti. C'è da dire che di anno in anno abbiamo sempre incrementato di quei 100-150 iscritti, per cui di questi ne siamo fieri. Però 142 km, abbiamo visto il percorso lungo, 93 il percorso corto. Esatto, giusto? Esatto. Ho visto bene, sì, ho intravisto. I percorsi leggermente ridisegnati, semplicemente per il fatto che abbiamo dovuto abbandonare quest'anno Farindola e le zone limitrofe per il manto stradale, per cui però andiamo lì nei pressi. Se posso velocemente spiegare il circuito, sempre la partenza è il classico, quindi dalla zona di Santa Teresa andremo verso Villanova sulla Bonifica, dalla Fontana, per noi che lo sappiamo, dalla Fontana Zio Tom, giriamo verso la Tiburtina per passare Scafa e Piano d'Orta. Piano d'Orta non andremo su Colle Morto, bensì verso dall'interno verso Pietranico, Cugnoli, arriveremo verso Villa San Giovanni per poi tornare a Nocciano, scendere. Quest'anno abbiamo reinserito il piccolo Barbotto, quindi faremo la salita di Colle Cincero, sì, zona Micarone, per poi prendere la Statale 81 e raggiungere dal Tarallo Passo Cordone e poi Penne dalla contrada Sant'Antonio, arriveremo a Piccianello per poi risalire verso Picciano, Colle Corvino, risalire dalla Cartiera e poi torneremo in sede. Ok, come fare per iscriversi? Pacco gara in iscriversi, 30 secondi. Iscriversi tutto online quest'anno, come l'anno scorso, dal nostro sito Angelini Cycling Team, c'è il pulsante iscrizioni e il resto è tutto automatico. Prima di chiudere tutto, oltre a ringraziare i ciclisti che partecipano e tutto lo staff che ci aiuta, vorrei ringraziare le nostre aziende, che è tutto il gruppo Angelini, composto da Fameccanica, Fater e l'Angelini stesso. Sì, che offrirà dei prodotti nel pacco gara, integratori, cose del genere. Esatto, vicino a te. Ci tenevo sì ad anticipare un po' a tutti il nostro pacco gara, che sono tre confezioni intere di integratori più una classica polo che offriamo tutti gli anni, oltre a altri oggettini che inseriremo negli ultimi giorni. Va bene, appuntamento lo ripetiamo, Luciano? Appuntamento domenica 26 luglio nello stabilimento Fameccanica, zona industriale, nei pressi dell'Ipercop, per intenderci. Sesta Gran Fondo Angelini Group Memorial Guido Rommelli, appuntamento a domenica 26 luglio, in bocca al lupo Luciano D'Onofrio, noi ti salutiamo. Grazie Crepi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, poi torniamo a Miglianico con i ragazzi da Digiotec, tanto ancora. Thank you.
Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci rientrati, ultima parte di Velo.
Occhio, hai provato sul fil di sirena, però non ce l'hai fatta. Mangiare tutto, va bene. Leggiamo i messaggi perché ce n'è uno particolare. Grazie a Maurizio Daguì, rispondiamo subito. Salve, vorrei precisare, in ogni puntata di Velo fate pubblicità sempre ex professionisti pescaresi o dirigenti. Ogni tanto ricordatevi anche chi è stato professionista per le altre province abruzzesi. PS esistono ancora. Maurizio, tu sei di? Io sono Chieti. Di Chieti. 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 Poi chi sono gli altri ex professionisti, Luciano? Beh, Chieti avete avuto... No, chi è stato qui dentro? Beh, qui dentro sono venuti Per esempio, Marco Di Renzo. Marco eh? Di Renzo è venuto. E di... Chieti. Val di San. Anche Val se adesso abiti in Val di San, come vedi, Chieti. Poi, Tonino D'Alonso. Provincia di Chieti c'è anche Tonino D'Alonso. Che è stato qui, mi pare. I fratelli... C'è Maurizio Caravaggio. Caravaggio, vabbè, ce ne sono Alessandra De Torre. I fratelli De Nobile, Alessandra De Torre, Germano Pierdomenico, Roberto Caruso, Marcozzi. Non è vero che. Masciarelli, che... Giuliani. Ma io era solo. Era Franco solo per Franchi. Era solo per far capire Pica. Al telespettatore a casa adesso... che noi. Invitiamo, cerchiamo Fabrizio Orlando, i fratelli d'Arcangelo, i fratelli esatto. Stefano e Biagio, Simone, Andrea e Francesco Masciarelli, Matteo, Simone, va bene, Francesco Di Paolo, Di Paolo, Alessandro Marzoni, De Patre, Danilo Di Luca. No, io solo per parlare di quelli che non sono della provincia di Pescara, perché il telespettatore diceva che noi parliamo solo degli ex Vladimiro da Scienza, adesso di Pescara. Elencando... Cioè, gente che qui dentro mi pare che abbiate visto, quindi che le altre province esistono ancora, lo sappiamo benissimo. L'Aquila mi ricordo il ragazzo di Magliano De Marzi, che ha corso un anno solo da professionista con la Jolly, Gis Jolly... Sì, ce ne sono. Ricordami, all'Aquila ci sono i fratelli Marcelli. Sai, Marcelli che è stato campione del mondo. C'è stato Taccone, però era solo per far capire che lo sappiamo che esistono Lorenzo anche di Lorenzo, i Lorenzi di Lorenzo, sì. Sono stati che esistono anche le altre province, non c'è nessuna né preferenza né preclusione. Ne dimentichiamo qualcuno, però non c'è nessun'altra preclusione verso le altre province, non abbiamo di questi problemi, sinceramente. Addirittura abbiamo aperto le porte anche al Molise. Un progetto anche con le Marche. A proposito, leggiamo un attimo gli appuntamenti con Velo, giusto per far capire che insomma, vabbè. L'abbiamo letto, ma sarebbe stato da non leggere, dico la verità, quel messaggio. Perché sinceramente basta scorrere un po', poi le puntate le trovate su YouTube, quindi non c'è neanche bisogno che siamo qui a ricordarvele le cose. Leggiamo gli appuntamenti con Velo, eccoli qua, giovedì alle 21 in diretta, prima replica questa notte a 00:30, la prima replica, la seconda domani alle 17:30, mentre domenica alle 20:30 va in replica non in Abruzzo su canale 14 del Digitale Terrestre, ma su canale 12 del Molise, su Telemolise 2 alle 20:30, tutte le puntate sono in streaming sul sito www.tv6.it tra parentesi rinnovato, le puntate sono sul sito www.velonews.it. Salutiamo tutti gli amici del Molise che ci hanno scritto anche questa sera, li salutiamo tanto. Abbiamo un rapporto di partnership anche con un'altra televisione marchigiana, di cui non vi faccio il nome, ma tanto non è importante. L'importante è che sappiate che nelle zone limitrofe noi ce li scambiamo. Questa è la pagina di Velo. Vi invito a cliccare mi piace, trovate tutte le puntate, le foto, i fuori onda, insomma parecchie cose abbastanza divertenti. Per tornare ad una provincia che di Pescara non è, torniamo a Miglianico con Nando Pulcinella, perché... È interessante questo fatto del voi avete un gruppo sportivo di amatori, sì, che però organizza per esordienti. Allora, è interessante. Ma questo è lo scopo, è questo. Il gruppo nostro è nato non soltanto per divertirci e andare in bicicletta, che poi giusto per passare la giornata, non è che siamo scalatori. Maurizio mi ha sconsigliato assolutamente di non fare la Gran Fondo che il signore ha presentato poco fa, perché è dura. Noi andiamo in bicicletta per divertimento, ma la passione per lo sport è quello di promuovere lo sport. E l'abbiamo avuto sempre. E noi più che andare in bicicletta
cerchiamo di far correre gli altri, sì. Ci divertiamo ad organizzare, e questo è il nostro motto, è questo qui, troviamo ogni occasione per promuovere il ciclismo, in particolare lo sport, e soprattutto per far valorizzare, per far crescere questi ragazzi, perché la cosa più importante per noi è questa cosa qui, che poi siano juniores, che sono esordienti, allievi, questo. Il mondo amatoriale, volevo fare un intervento, era nato negli anni 70 appunto soprattutto per sponsorizzare poi le attività giovanili. Ci sono società storiche in Italia, la Padovani, la Trevigiani, che hanno centinaia e centinaia di tesserati. Ogni tesserato si autotassano per far sì che poi all'interno dei loro gruppi sportivi ricreativi potessero sponsorizzare appunto le attività giovanili. Poi il mondo amatoriale è diventato un mondo professionistico e diciamo che si è un po' snaturato. Invece gli amici di Miglianico sono rimasti con le culture degli anni 70, dove il mondo amatoriale deve dare l'aiuto alla base, la base. Sono questi ragazzi, perfetto. E saranno il futuro. Una cosa che racconto, il primo anno che formammo questo gruppo insieme a Dirizio e Timperio, facemmo un raduno, quindi eravamo tutti ben pronti, 40 km, e quel giorno si mangiava più del previsto, perché 40 km per noi, insomma, ho detto, guarda, ragazzi, questa è una cosa che non può esistere, e abbiamo dato sfogo, abbiamo dato vita a questa cosa qui, e diciamo che oramai sono 12-13 anni che proviamo questa attività, abbiamo fatto esordienti, abbiamo fatto allievi, abbiamo fatto juniores sul territorio chietino, diciamo che abbiamo coinvolto paesi Villa Magna, Ripatiatina, abbiamo coinvolto Ari, Miglianico, ecco, insomma, ne abbiamo fatto delle belle, ci siamo divertiti. Ma guarda, io per esempio mi rendo colpevole per quello che ha detto prima Luciano, di essere stato un amatore, forse, che poi a un certo punto ha tentato non di fare il professionista, ma ha tentato di fare il professionale. Bravo. E oggi non lo rinnego, ma dico che non serve a nulla. Io ho avuto un carissimo amico che poi mi è stato per un periodo anche collega, che era un grandissimo tennista, che poi in tarda età ha cominciato ad andare in bici, si chiamava Franco D'Angelo, perché purtroppo non c'è più, e partecipò a una gran fondola Rocco Montepiano che organizzava Mario Lennini, e partì che pesava 70 kg e arrivata ne faceva 81 che praticamente ogni ristoro si è mangiato tutto, capito? Allora, ecco, lui era un vero ciclo amatore. Per noi la soddisfazione è vedere correre questi ragazzi, sì, vi assicuro che è bello, divertente, anche se faticoso a livello organizzativo, perché oggi purtroppo le difficoltà sono tante, però noi cercheremo di fare del tutto per continuare, questa è la cosa. Allora, Giuseppe Labbate, parliamo un po' dei tuoi ragazzi, perché vediamo due maglie di campioni regionali, primo e secondo anno di Vitale e Chiola, di Nicolas Chiola, che prima abbiamo visto, insomma, due ottimi piazzamenti, non è arrivata la vittoria. A Miglianico, purtroppo per l'ennesima volta, no? Anche perché quest'anno ogni domenica siamo sempre là, secondi, terzi, non riusciamo a sfatare questo piazzamento, il gradino più alto, però ci proviamo. Però due titoli di campione regionale li avete portati a casa, sì. È una bella soddisfazione per far crescere anche progetti prossimi, futuri. Sì, sì, l'importante era portare a casa le maglie, anche perché, come parlavamo prima con gli organizzatori di Miglianico, come squadra abbiamo avuto molta difficoltà, perché i ragazzi vengono da un periodo di esami, soprattutto il secondo anno, i sei ragazzi di secondo anno sono stati impegnati negli esami, hanno perso parecchi giorni di allenamento, quindi hanno avuto maggiore difficoltà, comunque hanno corso bene. Ma con gli esami è tutto a posto, però? Sì, sì, sono stati bravissimi. Quindi, tutti promossi. Ha una soddisfazione maggiore, perché noi glielo diciamo sempre, prima viene la scuola, poi viene lo sport. Assolutamente, perché altrimenti la tirata d'orecchie in diretta a confronto di quella dei genitori sarebbe stata nulla. Allora, per quanto riguarda i risultati esordienti, primo anno ha vinto Antonio Rocco, tra parentesi un molisano, dell'ASD ciclistica San Timoteo, secondo Guido Vitale.
Secondo Guido Vitale, tra un po' ci parleremo della Digiotech, terza Marica Proietti. Per gli esordienti secondo anno, primo Andrea Spaziani, un laziale del team Anagni Pantanello, secondo Augusto Visca, terzo Nicolas Chiola, quindi campione regionale per gli esordienti secondo anno della Digiotech Team. Ci andiamo ad ascoltare le voci di Miglianico. Partiamo con il presidente del comitato regionale Abruzzo, Mauro Marrone. Con la presenza degli esordienti primo e secondo anno si celebra un grande campione come Dario Cataldo. Certo, questa gara si corre sulle strade in cui Dario ha cominciato ad allenarsi ed è cresciuto, quindi sia Dario che la famiglia sono vicini a questi organizzatori e c'è la particolarità che verranno consegnate ai vincitori delle coppe che fanno parte del bagaglio di Dario, quindi è un momento molto importante, molto significativo. È importante anche sottolineare che questi eventi vedono non solo il contributo di uno che ha avuto successo nel ciclismo, ma anche di tante aziende che continuano a sostenere questo sport giovanile. Sì, per fortuna noi in Abruzzo riusciamo ancora ad attirare interesse da aziende, quindi riusciamo ancora a organizzare gare. Del resto il trend è positivo perché abbiamo aumentato già adesso, quindi probabilmente lo aumenteremo ulteriormente, del 12% il numero di gare organizzate, quindi questo è sicuramente un buon segnale, significa che a parte la società anche chi li sostiene ci è vicino. Diamo anche alcuni riferimenti in merito alla realtà femminile, visto che oggi sono presenti anche le allieve. Sì, oggi è una giornata importantissima perché assegniamo 4 maglie di campione regionale, quella di esordiente maschile primo anno e esordiente maschile secondo anno, ma soprattutto quella di esordiente femminile e di allieva femminile. Quindi ci sono un po' tutte le nostre ragazze, è un movimento che è in crescita, abbiamo quasi 20 ragazze oggi alla partenza, quindi significa che anche in questo settore siamo messi molto bene. Ciclismo giovanile che insomma la fa da padrone in questa annata nella nostra regione. Tra un po' ci andremo ad ascoltare anche l'intervista al sindaco di Miglianico e anche al papà di Dario Cataldo, che non era ovviamente presente a Miglianico, c'era il papà, ma insomma è un po' il punto di riferimento ciclistico di Miglianico. Però io vorrei conoscere i ragazzi tutti quanti, uno alla volta, come di solito facciamo. Gestiamo il traffico, nome, cognome, categoria, da dove venite, insomma cominciamo da chi? Da chi ha il microfono? Va bene, dai, cominciamo da una parte e poi concludiamo un'altra, se no altrimenti poi ci giriamo il microfono. Ciao, tu sei? Simone Berardi, esordiente di secondo anno. E vieni da? Montesilvano. Da Montesilvano, come ti trovi con la squadra? Bene, bene. Bene, vuoi salutare qualcuno? Vabbè, la famiglia. La famiglia, mamma e papà. Sì. Okay. Va bene, bocca al lupo. Crepi. Andiamo avanti. Sono Stano Sarchiapone, sì. Vengo da Pescara. Vieni da Pescara, quanti anni hai? 14 quasi. E sei? Secondo anno. Secondo anno, vuoi salutare papà che è qui a un metro da te? Ciao papà. Ciao papà. Come va con la bici? No, bene, bene. Bene? È un'attività che ti piace? Sì, sì. Va bene. Bocca al lupo. Crepi. Allora, per la serie cappelli tirati verso destra, continuiamo con... Mattori Venanzio, secondo anno, vengo da Vezzano. Mi piace molto questo sport. La domenica che c'è allenamento a Pescara... Senti, per te esatto, è un po' più difficoltoso il fatto, venendo da Vezzano... Sì. Gli spostamenti sono più lunghi, c'è da fare parecchi chilometri. Hai il braccialetto dell'Avezzano? Sì. Il braccialetto bianco-verde, ho riconosciuto da qua. Tifi anche per l'Avezzano? Sì. Che quest'anno è stato promosso dall'eccellenza alla Serie D. Facciamo un in bocca al lupo. Crepi. In bocca al lupo, anche Crepi. A te. Ciao. Anche qui si va con il ciuffo tirato da un lato. Mi chiamo Donato Lorenzo, vengo a Manoppello, esordiente secondo anno. Secondo anno, come ti sei avvicinato al mondo della bicicletta? Tramite mio padre. Tuo padre, che è appassionato? Papà in bicicletta? Sì. Insomma, come ti trovi con i tuoi compagni? Molto bene. Molto bene, sì. Va bene. In bocca al lupo. Crepi. Ciao, ti chiami? Mi chiamo D'Alessandro Simone. Simone D'Alessandro. Vengo da Ripatatina. Ho 13 anni e sono esordiente primo anno. Vieni dalla patria, insomma ieri abbiamo visto dalla patria di Rocky Marciano.
Sì. Ieri abbiamo visto i premi di Rocky Marciano. Come mai il mondo della bici? Anche papà. Anche per te il papà? Sì. Come è una tradizione di famiglia? Sì. Va bene, va bene. In bocca al lupo, eh? Crepi. E andiamo dal campione regionale Nicola Schiola, vero? Sì. Ciao Nicolas, quanti anni hai? Ho 14 anni, sono esordiente secondo anno e vengo da Cepagatti. Da Cepagatti, da Cepagatti. Insomma, questa maglia è un bel risultato però, dai, non nasconderci. Te lo aspettavi? Più o meno. Speravi più? Sì, speravo. L'ho vinta anche l'anno scorso. L'hai vinta anche l'anno scorso, esatto, è il secondo anno consecutivo. Com'è stata la gara? La gara è stata abbastanza combattuta. Sono uscito in fuga con Spaziani Andrea, che poi è andata a vincere la gara. E mi sono sentito molto bene, sono andato con altri due compagni che sono usciti e alla fine ho fatto terzo. Bravo, complimenti, complimenti. Grazie. Complimenti. Andiamo dall'altro campione regionale, esordiente primo anno, giusto? Sì. Ciao, ti chiami? Guido Vitale. Guido Vitale, che quando io prima parlavo dei capelli hai provato a girarteli dall'altra parte e ci sei riuscito anche. Sì. Complimenti, complimenti. Anche per te, com'è stata la gara? È stata molto dura. Quando ha scattato... È scattato, vabbè, quando, dai, lapsus. Quando è scattato il Molisano... siamo entrati nella fuga io e un'altra abruzzese, però poi ci hanno recuperato. E poi alla fine siamo arrivati in volata. Okay. Il baffo è da Zorro oppure da... Il baffo, sì. Come mai? No, niente, perché non me li voglio tagliare. Non te lo vuoi tagliare? Posso intervenire su Guido? Vedevo la classifica del primo anno, Guido. Tu hai fatto secondo, hai vinto il titolo regionale. Al terzo posto Marica Proietti, una femminuccia. Sì. Per poco una femminuccia vi batteva pure. Il bello di questa categoria è che ci sono tante donne e sono molto aggressive. Voglio ricordare che 7-8 stagioni fa il titolo di campione italiano di esordienti di secondo anno fu vinto da una donna addirittura. Fu vinta da una donna e questo per far capire com'è bello questa categoria, perché aprono le porte alle donne e le donne a volte sono più forti dei maschietti. Comunque complimenti, complimenti. Questa maglia. Grazie. Più forti, più maturi. E concludiamo con Matteo Cerretani, vengo da Montesilvano e ho 14 anni e vengo da Montesilvano. Esatto. E come ti trovi con la squadra? Molto bene, molto Giuseppe, bene. Com'è? È bravo, solo. È bravo, però si vede dalla faccia che è uno buono, che magari concede anche qualcosina in più, o no? Sì, sì. Poi arriva Antonio Dottore e mette tutto in riga, vero? Certo. Bravi ragazzi, fatemi un applauso. Complimenti, in bocca al lupo per il prossimo futuro. Adesso ci andiamo ad ascoltare, sempre da Miglianico, il papà di Dario Cataldo e il sindaco di Migliano. Adesso. Il presidente Marrone ha speso giustamente parole d'elogio nei confronti di Dario, da lei invece mi aspetto dichiarazioni di merito per gli organizzatori e per queste giovani promesse. Ma riferito a questi ragazzi, noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà per farli crescere. Infatti lo scopo di queste gare è proprio quello di creare una possibilità di avere i campioni del domani, anche perché è dalla base che parte, diciamo, il movimento ciclistico. E su queste strade che si è formato proprio Dario Cataldo fino a diventare poi un professionista affermato? Ma sì, Dario abita con la mia famiglia, abitava, diciamo, con la mia famiglia proprio qui a 2 chilometri da questo posto, e in queste strade lui si è allenato, è cresciuto con le fila dei pedale teate fino a juniores per poi continuare la sua strada. Noi cerchiamo di portare su quella strada altri ragazzi che speriamo che si riesce ad ottenere qualcosa, come si dice, noi ci mettiamo la nostra buona volontà, poi se sono rose fioriranno. Giocando sulle metafore, questi ragazzi che devono affrontare la strada per arrivare al successo, quali ostacoli in realtà incontreranno sul loro cammino?
Beh, ostacoli in questi periodi non è che prima di tutto, ecco, sono le strutture. Purtroppo il ciclismo è uno sport che si pratica su strada e la prima cosa è che la sicurezza stradale, quindi dovrebbero esserci più percorsi adatti e poi, ecco, tanto impegno da parte anche delle famiglie, perché vedo magari dei genitori, le famiglie un po' scoraggiate, ecco, per questa cosa. Il trofeo porta il nome di un campione ancora in attività, la gara invece in memoria di due ragazzi ai quali viene dedicata questa particolare giornata. Sì, questo memorial è un memorial molto interessante che facciamo da qualche anno, viene organizzato qui a Miglianico, Memorial di Lizio e Timperio, che oggi rappresentano un'azienda, una delle eccellenze di questo territorio. Anche oggi questa bella giornata ha visto partecipe un nutrito gruppo di corridori. Mi piace sottolineare che la nostra comunità oggi, molto viva da un punto di vista sportivo, ha ospitato addirittura tre eventi sportivi contemporanei e questo, insomma, ci fa essere contenti, perché lo sport è parte integrante della nostra comunità. Una bella alternativa dunque ad una giornata di mare. Eh sì, oggi abbiamo avuto mountain bike di mattina, pomeriggio questa gara di bici e nel frattempo una gara di golf del nostro impianto sportivo. Una bella alternativa, così, insomma, le persone possono scegliere quello che meglio credono. Allora, queste le voci di Miglianico, siamo in ritardissimo, Maurizio Daguì ci ha già minacciato, allora leggiamo i messaggi. Rapidissimamente poi diamo gli appuntamenti e i saluti di Alessandro. Pensaci bene, caro Maurizio, pensaci bene. Domenico mi fa la corte spietata. Fa una corte spietata per tornare a alzare il cachet, perché se sei così ricercato, vediamo quanto mi offre. No, ma no, diciamo che queste cose si fanno per passione. Certo. Io sono cresciuto con Domenico perché ha iniziato mio figlio che è qua dietro e quindi sono stato 5 anni insieme con lui e quest'anno questa avventura con la Digiotech, dando una mano a Giuseppe, perché sicuramente con 9 ragazzi non è semplice gestirli sulla strada. Assolutamente, va bene. Altri messaggi. Complimenti per la meravigliosa organizzazione del meeting, è stato un successo. Va bene, andiamo avanti. Viva la Digiotech, siete una squadra fortissimi. Va bene, ancora. Vai Guido, chi è Guido? Ah, sei sempre tu, scusa. Ma scusi. Ah, è la tua ragazza? Potrebbe esserlo? No, 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 va bene. Smentiamo in maniera categorica. Grande la Digiotech, PS Lorenzo e Matteo, è ora di pettinarvi. Oh, questa non l'ho mandata io, giuro che non l'ho mandata io. Ancora? Certo che anche il presentatore sarebbe ora che il pettine cominciasse a prenderlo in mano. Complimenti al piccolo Vitale per la maglia di campione regionale e per la convocazione nazionale. Ai campionati italiani. Orgoglio, non lo sapeva neanche lui. Orgoglio del ciclismo giovanile, quest'inverno ci alleniamo insieme, scrive il team Caprara. Ce n'è ancora? Ce n'è ancora? Per Giuseppe, che dici? Prima di fine stagione ci sarà un primo posto, Giuseppe? Speriamo. Oh, yeah. Ce l'auguriamo ogni domenica. Siamo, come ripeto, siamo sempre là. Abbiamo sfiorato più volte la vittoria, speriamo di ottenerla, perché se lo meritano soprattutto i ragazzi che si impegnano in allenamento. C'è un obiettivo che hai puntato? Speriamo il 12 di coronare il sogno più grande, che è la maglia, il tricolore. Bocca al lupo. Io ci credo e penso che i ragazzi ce la possono fare. Allora ti facciamo un grande in bocca al lupo, ovviamente il più grande per i ragazzi. Sono finiti? Sono finiti, vediamo i prossimi appuntamenti. Eccoli qua, per il 5 luglio per la strada, 46esima gara per allievi di Alba Adriatica, categoria allievi, sempre il 5 luglio, secondo trofeo Santa Maria Goretti, campionato regionale Abruzzo per gli juniores a Favale di Civitella del Tronto, per il fuoristrada, la marathon, i sentieri dei lupi a Collarmele in provincia dell'Aquila, poi tutto il resto verrà un po' più in là, anche se il 9 luglio ad Atessa ci sono
le Atessiadi, gare cross country ad Atessa in provincia di Chieti, e quindi con l'Armenia provincia dell'Aquila, provincia di Chieti, quest'altra corsa. Vediamo sabato 4 luglio l'Abruzzo Cycling Channel, Abruzzo Cycling Challenge a Letto Manoppello, organizza il campionato provinciale della montagna, trofeo Kral Sport, organizzazione ASD Kral Sport. Eccolo qua, sabato 4 luglio, campionato provinciale della montagna, esattamente sabato 4 luglio. Con questo appuntamento noi chiudiamo anche questa puntata numero 18 di Velo, ringraziando tutti gli ospiti, partendo come sempre da Luciano Labottini. Ciao Luciano! Buonasera a tutti! Buon tour, eh? Ci vediamo giovedì prossimo. Buon tour a tutti! Buon tour anche a Maurizio Formichetti. Ciao Maurizio! Grazie anche a Nando Pulcinella, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie ad Antonio Dilizio, ci vediamo presto. Grazie a voi, ciao. Grazie, un in bocca al lupo a Giuseppe Labbate. Crepi, arrivederci. Grazie, e in bocca al lupo, e l'applauso più grande lo voglio per i ragazzi della Digiotech con Maurizio D'Alessandro. Ciao ragazzi! È tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 21, sempre su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buon Tour de France!